Bellissime donzelle di qualsiasi età, benvenuto al mio nuovo appuntamento 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è sabato 14 dicembre e tacco in versione unicorno. Allora, cosa posso dirvi di bello? Questa già è la seconda settimana che sono in malattia e ho il problema, se ve lo dico perché è difficile da dirlo, epicondilite. Ho detto gomito del tennista e ne ho provate di tutte all'ospedale città di Brescia con l'ortopedico, mi ha fatto le infiltrazioni, niente da fare. Perché prima parti dal dottore di base di famiglia, ti dà antinfiammatori, antidolorifici, niente, vai all'ortopedico, ti fa infiltrazioni, ti fa fare ecografia, ti fa fare i raggi, niente, accertato con l'epicondilite. E allora mi ha detto di andare a fare da scusate, fisioterapista, perché fisiatra è un'altra cosa, fisioterapista, a fare si chiama perché ho qua i nomi, teccarterapia e la laserterapia. Cosa sono queste? Sono come si possono chiamare? Sono dei cicli di terapia atti a sfiammare l'epicondite, cioè praticamente i tendini del muscolo del braccio. E diciamo che la mia fortuna è che sto facendo tutto grazie alla MetaSalute, che è un'assicurazione privata pagata dal contratto nazionale metalmeccanici. Apriamo una finestra, non tutti, neanche i miei colleghi di lavoro e dicono per internet il 50-60% degli italiani metalmeccanici non sanno che cos'è questa assicurazione. Diciamo che è un peccato perché oltre a me, che sono l'operaio, è coperta sia mia moglie che chi ha i figli, anche i figli, insomma le persone a carico. E è un peccato, dico, perché dà dei ottimi servizi. Oddio, l'iscriversi e fare le pratiche è un po' dura, cioè dura, è un po' incasinata, però quando uno ci prende la mano, tra parentesi, non è che uno gli piace fare queste cose, però se ci prende la mano, ti rilasciano dei coupon che tu devi dire dove devi, che cosa hai praticamente e aprendo prima di fare il coupon una tendina nel loro sito dove ti dicono le strutture più vicine a te che tu devi dire dove è il tuo comune di residenza. Dopodiché clicchi sulla struttura e ti rilasciano il coupon. Ovviamente non tutte le strutture sono dell'assicurazione, quindi devi andare dove ti dicono loro. Però se tu proprio in zona non hai proprio quelle strutture lì, puoi andare a tue spese, però dopodiché con la ricevuta che ti danno di pagamento la devi dare a loro e loro ti rimborsano una parte, così più o meno a grandi linee il meccanismo di questa assicurazione, come sarà le altre praticamente. Detto ciò, io finora tenete conto che ho 10 cicli di laserterapia e teccaterapia, quindi ho domandato a Giorgio il mio coso più o meno, sono 50 euro tutti e due alla volta, quindi fate conto per 10 sono già 500 euro risparmiati. E più tutte le ecografie, sono erano altri 80 euro, i due visite ortopediche, altri tot, quindi praticamente avrei a sto punto risparmiato più di 1.300 euro di tutte queste cose. Ecco, soltanto che dovete tener conto che se mi sembra se la fatturazione è sopra i 60 euro dovete pagare i 2 euro della fattura, cioè la famosa tassa che c'è, però quella è una sciocchezza rispetto a quello che dovete pagare se dovreste pagare voi. Ecco, io non è che mi sto vantando perché io preferirei di non avere niente di dolore, tutti quei problemi lì, però già che c'è l'assicurazione la sfruttiamo, è una cosa bella e giusta, insomma, frustare perché altrimenti sarebbe duro per un operaio di famiglia avere tutte quelle spese lì.
Anche perché ho sentito che col ticket andate avanti di mesi prima che ti danno l'appuntamento, quindi. E niente, cosa si tratta la laser terapia? La laser terapia, cioè praticamente io ho il problema qua al gomito sinistro, perché qua proprio qua c'è l'epicondite, mi ha spiegato il terapista, qua c'è l'epicondite che praticamente ti prende tutto il braccio, il muscolo e arriva anche la mano. Infatti, già fatta la prima seduta, nel passato ho già il problema di sentire il fastidio della mano, però adesso col tempo il dolore si è focalizzato qua, perché proprio l'inizio dell'origine è sta qua il dolore. Allora, l'asioterapia non è altro che una seduta fatta con uno strumento, ti mettono gli occhiali protettivi perché l'aser fa male, né, se lo guardi negli occhi o per disgrazia può succedere che scappa, cioè che ti punta, prima non è mai successo, quindi cioè è una protezione insomma, sia per loro che per te. Poi cosa succede? Te lo passano così, tutto il po' così. Ecco, il laser non fa callo, lo fa il callo se lo mettono nel metodo antidolorifico, la senti un po' leggermente caldo, ma l'asa, essendo una luce fredda, non fa niente. Quello serve per sfiammare, anche quello. Mentre la tecca, aspetta che prima di sbagliarmi il nome perché è una cosa un po' difficile per me, la tecca terapia invece non è altro come tipo, possiamo dire, non un joystick o mouse, ma più che altro sembra quasi un piccolo microfono della doccia, fatto così, tipo un piccolo phon, sapete, qui da viaggio pieghevoli, ecco, un piccolo phon ha collegato una piccola macchina sul carrello, che loro ci mettono una pomata, un gel, e te lo passano così, e a volte te lo bloccano, però devi dire se scotta, perché non è altro che una terapia di calore. Cosa vuol dire? Che il calore non è sulla pelle, ma il calore va proprio dentro nel muscolo, nel epitelio lì, scusate, nel tendine. E te lo passano di qua su tutto il muscolo, ma adesso mi hanno detto che la prossima settimana me lo concentrano proprio qua nel gomito, perché ormai il dolore si è tutto accumulato lì. E niente. Vedo anche, diciamo, il nome lo dico perché tanto ce ne sono tanti, Giorgio, il dottor Giorgio, perché è diplomato, è giusto dire Giorgio, è bravo, è molto premuroso nei miei confronti, e quando gli ho detto che il dolore non cessava, mi ha proprio anche toccato, perché loro, toccando con le mani nei punti giusti del muscolo, ti sentono dove ti fa male, ti toccano, e ha sentito che ha avuto dei miglioramenti, però mi ha detto mettete il cuore in pace, che sono cose molto lunghe. Il problema sta nel fatto che andare al lavoro mi ha detto sì, si potrebbe, però dovresti per un mese o due scaricare, cioè, i pesi, essere meno pesa, cioè scaricare il muscolo, cioè praticamente mentre se prima alzavi, non so, 15 kg, devi alzarne 5. Poi il problema mio è che faccio un lavoro dove è sempre quella tipologia di lavoro, il datore di lavoro non mi può cambiare un posto per me, perché non ce ne sono altri, io lavoro solo in quella macchina e nella ditta non c'è altri lavori che possa fare, quindi se il dolore non passa mi farò dare altri giorni di malattia, perché è inutile che vada a lavorare caricando il braccio come prima, e praticamente le terapie risultano dopo invane, perché se mi ritorna il male come prima, quindi ho fatto tutto per niente. Quindi questo è il problema mio per il momento, che è un dolore, una patologia di quelle fastidiose che non passano facilmente, ma ci vuole il suo tempo. Anche contate che io me la porto dietro da ancora prima dell'agosto. Se non so se vi ricordate nei video, avevo quella fascia e tutto quanto, me la sono portata mesi prima, quindi giustamente mi hanno tirato le orecchie lì nella clinica, perché è una clinica privata, qua vicino proprio a Rovato, quindi sono stato piuttosto andare tutti i giorni a Brescia, che è un casino, e non c'è il parcheggio, ho trovata lì. E mi hanno tirato le orecchie, perché dovevo andare prima, ma io gli ho detto, siccome che è la prima volta che soffro di sta patologia, io non sapevo tutta la burocrazia di questa male, di questo, come ho detto, di questa terapia.
Io ho fatto come tutti, vai dal dottore un po' alla volta e sapete che da una cosa all'altra passano tanti giorni, quindi me la sono tirata dietro. Sono andato a lavorare lo stesso, ho stretto i denti, però ultimamente non ce la facevo più e quindi già con la scusa che siamo sotto Natale e il lavoro è leggermente calato, quindi devo guardare, mi dispiace per il datore di lavoro, ma devo guardare prima me fisicamente, perché se non torno, se vado a lavorare così, se come ho perso i giorni per niente, ecco, quello è il succo della situazione. Quindi se venerdì 20 non mi passa ancora male, mi darò altri giorni perché non posso. Io ringrazio Luisa che è andata a fare lei la spesa perché sapete, ieri, l'altro ieri qua ha nevicato anche bene. Fortuna che hanno messo il ghiaccio e mi ha detto che la parte di Castrezzato dove c'è il Prix c'è bianco per terra, quindi là il ghiaccio e il sale non l'hanno neanche messo, quindi ringrazio il comune che prende i nostri soldi e dopo non fanno la loro parte, essendo una zona residenziale, insomma il sale va messo dappertutto. Cosa volevo dire? Niente, questo è il problema mio. Poi ho il problema del piede che per disgrazia mi sono rotto anche in questi giorni, cioè no, ho rotto il dito. Quello mi hanno detto tutti che non si può fare niente, ci vuole pazienza, quindi sembra che abbia fatto apposta, ma purtroppo anche quello mi è successo. Basta, cosa posso dirvi? Oggi è una bella giornata di sole. Mi ha detto Luisa che c'erano 1 o 2 gradi fuori, quindi pensate voi che c'è proprio freddo, però il sole almeno ci riscalda un po' con tutti questi vetri, un po' la casa oltre il camino che sta andando. Poi cosa posso altro dirvi? Basta, più o meno vi ho raccontato le mie disgrazie. Basta, non mi viene per il mio male, mi verrà ancora in mente cose da vivere, ma per il momento niente. Ah, ecco una piccola sciocchezza, ho letto ieri nel giornale di Brescia che la ditta per cui lavoriamo di Pavone e Mela praticamente ha preso fuoco, credo un forno, però è stata una cosa veloce, cioè per fortuna per loro e per noi è stata una cosa presa in tempo, sono venuti i vigili del fuoco, in pochi minuti hanno spento, quindi hanno già bonificato tutto quanto, quindi dovranno solo riparare le piccole cose, ma per fortuna dico perché noi lavoriamo per loro e se loro si fermano siamo fermi anche noi. Quindi evviva Gesù, andiamo avanti. Quindi adesso ci vediamo, quindi io i prossimi video farò auguri adesso. Anzi no, aspettate, non so da voi, ma qua, credo anche nel Milano, nel Veneto no, perché io dove non altro, Santa Lucia non la festeggiamo. Però qua nel Bresciano e credo anche a Milano festeggiano Santa Lucia, quindi io auguro il ritardo e Santa Lucia, auguri Santa Lucia a ieri a tutti i bambini, perché ieri è passata Santa Lucia col careto, quindi come dicono col careto l'asinello, si ha l'usanza di lasciare, mi sembra, il fieno e dei biscotti, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, quindi così. E quindi anche quella è una festa, una festività da festeggiare, anche se non c'è nel calendario. Infatti i bambini, mi sembra, dell'asilo ieri sono rimasti a casa. Basta, andiamo avanti con la spesa perché sennò qua la faccio lunga. Allora, Luisa è andata nei soliti due supermercati, insomma, quindi il Prix ha preso il latte, che costa sempre. Aspetta che uso sto braccio perché non vorrei. Latte parzialmente scremato, 44 centesimi, classico latte, insomma, che prendiamo sempre. Poi 1 chilo di zucchero, 0,59 centesimi, eccolo qua. Poi sgombro di Litzus, quindi. Allora, siccome che era un'offerta 1 più 1 ed era rimasta solo questa, mi ha fatto sconto del 50%, quindi 1,68 euro meno 0,64 mi sembra, 0,84, quindi mi ha fatto metà prezzo, non è altro che un tonno, sgombro, scusate, sgombro con l'insalata dentro, insomma, classico cose, insomma, ne è rimasta solo uno, mi ha fatto solo quella. Poi ha preso un vecchio nostro ricordo, perché io non sono capace di pronunciarlo, io sono scemo, non so,
Ma questo l'abbiamo mangiato in Slovenia, a Lubiana, è un po' dappertutto. Sono delle specie delle salsicce che fanno loro, anche se questa è fatta in Italia. Si chiama cevapcici. Cevapcici, e l'ha detto Luigi sopra, perché Luigi sta lavorando di sopra, anzi sta mettendo a posto perché è diventato un casino il suo studio. Cevapcici, ecco, vedete. E questo è un piatto serbo, insomma, ma è buonissimo, perché una piccola parentesi, siamo andati perché eravamo in Lubiana a girare, abbiamo detto beh, andiamo al primo ristorante che troviamo. Non era un ristorante, era più un pub dove bevi birra e cose, ed era sottoterra, bellissimo, rustico, però era di etnia serba, in senso che se noi qua tipo andate dai cinesi, giapponesi, mangiare sushi qua là, o messicano, là andate mangiare, c'era questo qua di etnia serba, è un pub, abbiamo preso i cevapcici, questo qua insomma, ecco, non sono capace proprio di dirlo, e la storia è che noi avevamo preso una porzione, ma in realtà ha detto no, no, due, perché allora ci ha portato, ci ha guardato in maniera, perché in realtà erano per due, cioè abbiamo mangiato il doppio. Però devo dire che abbiamo risparmiato perché costava poco, e soprattutto poi abbiamo avuto il caffè che lo fanno nella loro maniera, quello tipo ti portano la moca, tipo non so se è napoletana, una specie, quella che passi i fondi di caffè con la mano, lo devi fare te al banco, cioè al tavolo, e siamo stati, e ci hanno trattato molto bene, insomma, diciamo. Che è stata una bella esperienza anche quella quando siamo andati in Slovenia. Quanto costa questo? Scusate, non l'ho detto. Costa 3,99. Ok. Poi il grana padano, che era 1 più 1, ho pagato 2,438 diviso 2, sono 2,18 euro, 16. Fate il conto. Poi kebab di pollo è in offerta. Sconto alla cassa 25% più sconto il 40%, ho pagato 2,99. Eccolo qua, 2,99. Poi Nescafè, questo non lo trovate, comunque costa sempre un po' di meno, che sì, tipo 200 grammi sono 100 tazze, viene 5,89. Poi ho preso il pane, vabbè, quello. E ho preso i gnocchi ripieni a radicchio, vediamo com'è, sono 400 grammi e vengono 1,49 euro, erano con offerta, mai sentiti, devono essere buoni. Poi ho preso, perché ho saltato, perché ho visto lì che ho saltato, vediamo, penne, infatti era il primo, penne, salmone, gamberi, 2,59, sono 600 grammi, un bel primo pronto, tardi mangiamo oggi o domani, insomma. E qua è tutta la spesa, ho fatto questa, che ha fatto tutta la spesa che ha fatto Luisa, ecco. Poi è andata all'MD, prima è andata all'MD perché aprono le 8, poi è andata al Prix, io il contrario, vabbè, va bene, avete capito stesso. Ho preso acqua frizzante, una cassa di acqua frizzante, 1,5 litro della Flavia, viene, mi sembra, 14 centesimi al litro, tanto la fanno dalle parti di Bergamo, credo. Poi ho preso le pastiglie per la lavastoviglie, non sono di marca, però mi sembra che lavano bene, puliscono bene i piatti, sono 50 pastiglie 900 grammi, vengono 3,29 euro, contate quelli da 189, vengono 7-8 euro, quindi alla fine qualcosa ci risparmia. Poi ho preso una bottiglia di spumante dolce, se viene qualcuno a festeggiare, è un 75, non è neanche un litro, e viene 1,99 euro, sì, Grand Cuvée Champagne, vabbè, 1,99 euro, ok. Poi
Gastronomia, ho preso il solito pollo che viene 4,85, è altamente vivo. Ho detto: signora, mi raccomando, non voli, non vola via. Mi ha detto che è appena fatto, era fresco, quindi adesso è ancora caldo. Poi farina gialla, questa per la polenta col bimbi, vi viene fuori bene, fatelo con i funghi secchi, è una meraviglia, o freschi, ma viene fuori da una meraviglia, 0,49 centesimi un chilo. Poi America Sandwich, una confezione, viene 1,09 euro. Ecco qua, per fare i sandwich quando abbiamo fame, attenzione che non faccio malani. Insalata mista, questa è mezzo chilo, è in offerta e viene 1,19 euro. Vedete, una bella insalatona. Poi c'era l'offerta della spalacotta che viene 0,99 centesimi, mi sembra di sì, 0,99 centesimi, due da 120 grammi all'una. E poi il tacchino, arrosto di tacchino che viene 0,99, no, sì, no, scusate, sì, 0,99 anche questo, che vengono 120 grammi, buonissimi anche questi. Poi cavolfiori. Vediamo i cavolfiori, ho preso due cavolfiori belli pesantini per fare la vellutata col bimbi, è come un primo, viene una cremuccia, ma buonissimi ragazzi, buonissimi. Allora, i cavolfiori vengono 2,79, sono 1,09 euro, in offerta 0,9 al chilo. Clementine, offerta anche quella, 2 kg, 1,78 euro. Ecco qua, le clementine, 2 kg, 1,78 euro. E poi le patate al rosmarino erano offerte anche quelle e venivano un euro. Ecco qua, un pacchetto da 4, scusate perché si è piegato, 450 grammi, un euro. Ecco, la spesa di Luisa è finita, quindi spero che vi sia piaciuta. Cosa posso dirvi? Se vi piace la nostra tipologia, la mia tipologia di video della spesa, perché questo è il mio angolo. Però se vi piace anche tutti i video che fa Luisa, che sono bellissimi, stupendi, non ho aggettivi che posso dire al contrario perché sono bellissimi, cosa potete, dovete fare? Iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, così vi verranno tutte le notifiche quando fa lei i video i miei, e soprattutto commentate, mettete i like, dislike, quello che volete, dite quello che volete, qualche frase, ascoltate anche se volete, o fate qualsiasi domanda che noi rispondiamo sempre. Così facendo, almeno il nostro canale è un po' attivo e possiamo crescere sempre di più, ecco, l'importante è quello. Quindi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti, al prossimo!